Ma che è sta cipolla? Ma la cipolla, mannaggia! Commi, che abbiamo fatto? Ma niente, che vuoi fare? Ti ho trovato così! Commissario, mi posso mettere in ferie prima che mi mettano in malattia? No, 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 quali ferie? Io sono a svolta con l'operazione scollata 79. Sì. Ho bisogno di tutti gli uomini. Sì. Uomini, po'. Quelli che tengo, che già fa? Questo, sì. Vabbè, comunque, facciamo così. Sì. Questo è l'identikit del latitante. Tu vai a prendere le foto segnaletiche e facciamo la comparazione, vai. Va bene, agli ordini, commissario. Però prima devo prendere un caffè. Barcolli? No, no, Bargiolli, qua sotto. Mamma mia, ma come fanno a rappare? Mi fanno a rappare! Oh! Non mi guarda proprio. Tengo tutti i polsi indolenziti. Mamma mia, quante storie. Vieni qua, non ti faccio niente. Devi vedere soltanto se si è arrappata un po' la pelle, perché però come mi fai nervosire? No, ce l'hai liscia come il culetto di un bambino. Allora sta funzionando questa cosa. Allora, Marisa, tu non puoi mangiare ogni 3 ore. dai! PC suoni. Cretino. Deve dormire, capito? Firma e vattene che mi fa arrappare brutto, mannazza, oh, fanno di tutto per farmi arrappare. Ancora con sto fatto del documentario. Ma sta ammazzando. Mamma mia. Non ce la faccio più. Ma perché continua? Continua, sì. Intensifica. Cioè, ma pure... con dei gusti un po' particolari, devo dire la verità. Addirittura, a livello di 50 sfumature di grigio. Di viola, i stocchini livid. Ma solo lividi o va oltre? Ah, graffi, anche graffi, graffi, capale. Dietro alla schiena sono rovinato. Una striscia di pelle e una striscia rossa. Una striscia di pelle e una striscia rossa. Pare che tenga la maglietta dell'Atletico Madrid. Speriamo che non può mettere pure un numero, Paolo, perché altrimenti veramente è doloroso. Scherza. Anche se non ho proprio voglia di scherzare, Paolo. Mamma mia, su mano. Che è successo? Silvana è incinta. Ma sei sicuro? Ha fatto il test di gravidanza. È positivo? Per lei, negativo per me. Ma se poi c'è fare un bambino è una responsabilità enorme, Paolo. Ma dai primi giorni, è l'occhietto, il pannolino, le nottate, poi i primi giorni dell'asilo, non ci vuole andare all'elementare, poi lo stacco con le medie addirittura devi decidere le superiori, che può fare, che non può fare. L'hai fatto pigliare la pensione a sto creatore. Comunque un figlio bisogna seguirlo, no? Perché tua figlia l'ha seguita. Che figli? Ciao. No, appunto. Io non ho seguito mia figlia. Seguo a chi sia manco sacci. Che senso manco sacci? Ma secondo me non... è probabile che non è mio figlio. Che stai ridendo? No, è una cosa qua. A spinanganna? E che ti sei mangiato? Fette carne. Mia papà non può scemo. No, non devi dubitare di Silvana. È una bravissima ragazza. Non lo fare mai più. Grazie, Paolo. Cioè, anche se. Ma perché non ti hai fermato prima? Anche se il giorno incriminato, diciamo, sarebbe quello in cui Procopio teneva a botte di testosterone, mi ricordo bene? Sì, ricordo bene. Sì, ma però la sera è tornata a casa, abbiamo fatto pace. Fatto pure di... sì. E allora? Che problema c'è? Non devi dubitare. Grazie, Paolo. Grazie. Lei ti ama, non lo farebbe mai. Grazie, Paolo. Anche se. Quella notte noi siamo andati tutti via e lei è rimasta da sola qui in commissariato con Procopio imbufalito. Paolo, io volevo una parola di conforto. No, era per ricostruire il giorno del crimine. È una deformazione professionale. Ma tu non l'hai mai fatto il poliziotto, lo devi fare con me. Abbi pazienza. Chi sei, Procopio? All'accusato!